Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con il secondo episodio della nostra serie dedicata a Deranged City, terzo e ultimo DLC di Dark Souls 3. Eravamo rimasti a un punto abbastanza bloccato e lo siamo ancora adesso, nel senso che non so dove andare per poter proseguire nell'avventura, per cui adesso con molta calma e tranquillità ci rifacciamo le varie zone. E vediamo un attimino da che parte tocca andare. Che poi purtroppo è una di quelle serie in cui non potrò beneficiare del vostro aiuto, perché appunto sto registrando tutto molto prima che voi lo vediate. Ergo mi tocca fare da me senza poter sfruttare le vostre indicazioni. Io direi intanto di vedere se qua ci sono altre vie. Se c'è una via, c'è una via. Ma porca. Ma evitiamo di morire tipo subito. Oh, c'è un altro dei nostri amici preferiti. Caro amico preferito. Bene. Inizia alla grandissima qua la situazione. Via. Allora, carissimo, si diceva. Via, via. Questi fanno veramente troppo brutto. Troppo brutto. Ma porca di quella miseria. Io spero di riprenderci la mano quanto prima a sto gioco perché sono veramente impresentabile. Ah. Ok. Al pelo proprio. Titanite. Titanite. Cavolo, io mi ricordavo di non essere sto gran campione a Dark Souls, ma porca miseria, sono scandaloso. Sarà che è tanto che non c'è gioco, ma sono veramente scandaloso ultimamente. Cioè, da quando abbiamo iniziato questo DLC ho voglia di scomparire. Dunque, si diceva, andiamo su per le scale. C'è qualcos'altro che vuole uccidermi? No. Ok. Pugnale d'acqua marina. Io vorrei vedere cos'è. Mi metto in quest'angolino buio e lo guardo. Allora. Pugnale, pugnale. Vediamo un po'. Dov'è che sta? Ah, eccolo. Pugnale d'acqua marina. Un pugnale decorato con un cristallo d'acqua marina. Sulla superficie è intagliata un'antica preghiera atta a scongiurare la mala sorte. Potrebbe trattarsi di un dono da Dio per qualcuno che aveva un lungo viaggio davanti a sé. Abilità lama di cristallo. Le gemme d'acqua marina generano un'aura magica, creando un'effimera lama di cristallo blu che può essere brandita come una spada dritta. Io però non ho le capacità per usarlo. Infatti serve intelligenza 18 e io ho. Quanto c'ho di intelligenza io al momento? 9. Figurati. Peccato. Sarebbe stato carino provarlo, ma. Ah, ma non c'è niente qua. Cioè, mi è stato a dire che è l'ennesimo punto in cui non c'ho niente da fare? Ma perché? Qualcuno apra una porta. Fatemi entrare da qualche parte, non so dove andare. Allora, proviamo con. No, bene. Pareti illusorie, venite fuori. Qui. Poi, essendo in una fase in cui il gioco non è ancora uscito, non c'è manco un'indicazione per terra, cioè, sono completamente solo. Niente, non c'è niente, ok. Tutto chiaro. Zona brutta come il peccato, inutile. Ma dunque. Ok. La viverna è mortissima. Qua se casco mi faccio tanto male. Porca miseria, però.
Via, via. Che a 76.000 si può livellare. Su. Un attimo di calma. Ok. Prima setaccio tutto il setacciabile. Così eventualmente capiamo dove dover andare dopo. Ok, allora. Qua è tutto fatto e qua non c'è assolutamente niente da poter fare. Cioè, analizzando ogni angolo, sembra veramente che non ci sia nulla. Per cui io andrei all'altare del vincolo. Così si livella un attimo. E poi ritorniamo qua un'altra volta. Non so bene dove o a far che, ma... Sì. Avanza di livello. Allora... No, è 77 e... Ma porca... Vabbè, ci avremo qualcosa, vero? Di piccolino... Di piccolino, no, eh. Vabbè, fatemi vendere qualcosa. Una qualsiasi cosa. Ecco, due bombe così. Per essere sicuri, vendiamo pure questo. Ok. Avanza di livello, lo posso fare adesso? Perfetto. Allora, io direi, visto l'andazzo, o vado di intelligenza, visto che qua sembrano esserci tanti nemici con oscurità, oppure andiamo su vitalità, ma mi potenzia veramente di poco, oppure andiamo di tempra... Ma vi dirò, ma... Quanto forse destrezza in questa fase è quella che ha un impatto più consistente. Sì, andiamo di destrezza. Bene, allora. Adesso posso... Posso tornare al cumulo dei rifiuti. E vedere un attimino... Che possiamo fare. Non è molto chiaro per il momento, però... Si continuerà a esplorare. Adesso quantomeno non abbiamo più anime da dover proteggere. Ma la signora non dice niente. Strange little lad you are. Io, eh. What on earth do you see in me? Parla. At the close of the age of fire, all lands meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same. The great tide of human enterprise, all for naught. That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. Oh, if you just can't stop yourself, at least... Hear this. Far below, there's a deep, dark hole carved out of a tree. From time to time, voices brim from the depths of the cavity, even now. Mutterings of the very demon that Prince Lorien spoke of, I'm sure. Horrible sounds of an afflicted thing, yet... Cursing men. Beh, non è proprio incoraggiante, però abbiamo quantomeno un indizio su come avanzare. At the close of the age of fire, all lands meet at the end. Great king. Niente, lo sono già detto. Vabbè, niente. Keep your marvels intact. Non è che qua c'era qualcosa da fare, no? No, no.
Nada, come non detto, da quella parte già ci sono stato. Sulla cima della torre non ci si può andare. E niente, ci deve essere qualcosa sotto, su. È chiaro che ci deve essere qualcosa sotto. Allora, qua tutto ciò che si poteva fare l'abbiamo già fatto. Per cui io andrei. Addio mondo crudele. Qua non c'è nulla. Ma levatevi di mezzo. Aiuto. Fatto qua. Benedizione divina. Allora. No. Speravo tanto che ci fosse una traccia da seguire, ma no. Qua. Idem con patate, va bene. Hanno lavorato su un level design talmente intricato e complesso che orientarsi è molto più difficile del solito. Ma molto. Ma ci crede che è la prima volta che non so concretamente dove sbattere la testa? Manco l'avevo visto. Allora. Tanto scusate, eh. Visto che. Non ho neanche un braciere, niente. Che tristezza, mamma mia. Ma forza, vieni qua. Fatti vedere, maledetto. Vieni, vieni, voglio fare una cosa rapida e indolore, voglio conservarmi tutto. Dai, dai. Ale. Facciamo una cosa rapida, voglio riprenderci la mano, su. Ok, allora adesso dovremmo essere un attimino più sereni nell'affrontare. Qua non c'è niente. Sembra essere uno di quei DLC che vanno veramente, veramente studiati nel minimo dettaglio. Allora, qua non c'ero stato. Eh no. Eh no. Oh, un essere umano. Salve. Oh, look at you. You've got your head screwed on, correct? Fantastic. To meet a kindred spirit on this God's forsaken crag, call me Lab. I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. You'll see. Bene. Oh, in all honesty, there's something I should tell you. I'm a hollow. Yes. I try to play it off, but I haven't a clue about my past, who I was, or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the purging monument. Said to be in the Ringed City.
where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Che ansia. Well, that's the long and short of it. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on, what else can I say? I'm a bloody hollow, for heaven's sake. Vabbè. Della serie non contare su di me, perché tra 5 minuti potrai non ricordarmi chi sei. Ottimo. Non è proprio il classico amico che tutti vorrebbero avere. Specialmente in un mondo tipo questo. Ma... Ah! Pensavo che sarei morto malissimo, invece non è successo. Bene, grazie della spinta, allora. Ecco, se mi vedesse solo uno dei due, perché noto che ce ne sono altri due pure a sto giro. Oh, è uno solo. Salve! Non è uno solo, ma... Vengono sempre in gruppo. Io a questo punto arretrerei. È che non lo so, che c'è sempre quello che smagheggia da una parte. Niente, vi state accollando veramente oltremodo. Niente. Ma porca di quella miseria. Porca di quella miseria. Si diceva. Si diceva. Si diceva che non vorrei essere spinto nel baratro di nuovo. Vorrei un attimino essere padrone del mio destino e decidere se e quando buttarmi. Posso? Grazie. Qui. Ah! Ok. Allora, di qua c'è il tizio grosso, di qua. Ok, devo tenere a mente sto fatto della neve. Io adesso faccio una cosa intelligente e furba. Appena il tizio ripassa, gli sparo una palla di fuoco in fronte, così lo attiro. E dopo averlo attirato... Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ma perché? Forza! Perché io gestirlo con tutto il marasma che si crea lì non ce la faccio. Divento pazzo. Preferisco uno spazio stretto, io e lui. Senza intromissioni. Ok. Ok, almeno qua l'abbiamo un attimino rimessa a posto. Adesso uscirà fuori l'inferno di cristallo come al solito. Aia, aia. Oh, sapete che c'è? Ciao.
No! Meno male che... No, lo sapevo! Calma! Calma! Non me devo far prendere! Calma, calma! Ce la posso fare a uscirne! Ok, allora, quello tosto è andato. Brace. Grazie. Adesso se mi abbattono sti due, mi ritiro. Ma hai finito te? Ti accollo, maledetto. Ma meno male che cadendo ho avuto la prontezza di riflessi di dare una botta a quello che stava là, perché altrimenti non ne sarei uscito. Ha fatto bene. Ok. E qua è andata. Non c'è niente. Qua non c'è niente. Parete illusoria, manco per niente. Ne avessi trovata una nella mia vita, da solo. Senza indicazioni, mai, mai nella mia vita. E vi posso assicurare che prendo a spadate tutto ovunque, eppure non ho mai avuto la soddisfazione di dire oh, l'ho trovata da me. No, manco a Demon Soul, quindi parliamo di preistoria. Ma poi chi è che sbiascica? Vessillo di guerra di Lothric, bene. Mi devo suicidare? Allora, vediamo se ho delle alternative prima di fare qualcosa di così drastico. No, direi proprio di no. Bene, devo fare qualcosa di molto drastico. Allora, salto della fede, voglio crederci. Mamma mia, mamma mia. Ok. Cavolo, pensavo sarebbe stata molto più drammatica la cosa. La neve è mia amica. La neve mi salverà. Allora, detto ciò, io devo andare al falò. Falò! Sì! Amico falò! L'amico falò. Bene, allora il tizio che dice? L'app. Oh, I know who you are. Great to see you still in one piece. Oh, I can see why they call this the Drake Heap at the world's end. Mangled remnants from every age and every land. It actually sort of lends credence to the old rumors that the ringed city rests below it all. don't mind me. You needn't worry yourself with this nonsense. I just wanted to tell someone. And I'm sick of old Humpty. I should stay quiet. Wait. I'll make it up to you. By letting you in on a secret of sorts. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only, there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I left the whole package behind. If I get the chance, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yes? With a solemn duty to boot. Well, grab that treasure. That's as good a duty as any. But... Ah, non posso scegliere, ci ha detto. Se vuoi lo posso andare a prendere per te. Ero già pronto a dire sì, grazie, ma non... Era una domanda così. Tanto per... Non ci credeva veramente. Stava mentendo. Vabbè. Vabbè. E allora... Mamma mia.
Modalità Gears of War qua. Tocca passare da una copertura all'altra. Ho finito le coperture. Ho finito le coperture. Ho finito niente. Non è molto fattibile sta parte. Direi di no. Direi proprio di no. È un incubo, è veramente un incubo. So che lo dico ogni volta che mi avvicino a un qualsiasi cosa di legato a Dark Souls, ma mi sta facendo veramente venire voglia di piangere questo DLC. Io ho flashato qualcosa sul tetto? Sì, ho flashato qualcosa sul tetto, va bene. Detto ciò, però, da sta parte qualcosa c'era effettivamente. Qui no. Qua non potrò mai più risalire. Qua non c'è nulla. Che io poi sono sempre stato un amante dell'esplorazione ossessiva nei vari Souls, infatti non so se questa serie poi piacerà a molti, ma che a me piace guardare tutto, osservare tutto, non... Via! Bomba nera, tutto sto casino è una bomba nera, vabbè. Credo che il bello del gioco non sia tanto il combattere, ma la cosa che ho amato sempre maggiormente di questa saga è il fascino della scoperta. Cioè, il fatto di trovare magari un'arma, un'anima sperduta, qualcosa che ti faccia dire wow, che cosa ho trovato, cioè ti fa sentire veramente un grande esploratore sto gioco. E vabbè. E dunque, se n'è andato? Ah, ecco, uccide tutti indistintamente. Potresti anche andare se vuoi, eh. Non c'è bisogno che tu rimanga. Non so da che parte andare, perché allora lì ho visto qualcuno muoversi. Quindi sarà interessante andare a vedere. Vabbè, mi tocca andare dentro. Corro, corro, corro! Via, 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 per carità. Ma... Nano malefico. Niente, l'accollo degli accollici. Manca... Comunque devo dire che te lasciano veramente tanto tempo per respirare questo DLC. Allora, il muschio purpureo, questo è per il veleno. Io vorrei avere il tempo di equipaggiarlo, posso? Allora. Mamma mia, che liscio! Vabbè, ecco, questo che si accolla comunque è tipo improponibile. Ma che cazzarola sta facendo? Mamma mia, che colpo!
Vabbè, me devo muovere, su. No, vabbè, non è fattibile, ragazzi. Con questo che spara ogni 3 secondi non è veramente fattibile, ma neanche lontanamente. La vedo male. La vedo molto male, sta parte. Ma veramente tanto, tanto male.